Buongiorno ragazzi, come sapete un aspetto molto importante nella nostra vita è il denaro. Anche se i soldi non fanno la felicità, è importante spenderli al meglio per una vita migliore. E voi sapete gestire consapevolmente e responsabilmente il vostro denaro? Nel caso non lo sappiate, tranquilli, ci siamo noi. La moneta ha origini antichissime, usata nella sua prima forma come moneta merce nel baratto, nel tempo ha subito molte trasformazioni fino a diventare bancaria ed elettronica come i giorni d'oggi. Essa è fondamentale nella vita di tutti i giorni e ne esistono di tutti i tipi, diversi in tutto il mondo, ma essa è anche capace di unire popoli diversi e di creare un contatto tra le varie culture. Però la moneta può anche essere pericolosa e ingannevole. Anche se siete ancora giovani, avere una solida educazione finanziaria è molto importante. È importante sapere il ruolo e la funzione delle banche, poiché come cittadini allora affidiamo i nostri soldi e risparmi. Dobbiamo saper gestire il nostro reddito, sapere che cosa sia un conto corrente. Se mai avremo una casa, magari potremmo avere un mutuo per acquistarla. E dobbiamo imparare come gestire e investire in modo funzionale il nostro denaro. Non sapete tutte queste cose? Non vi preoccupate, andiamo a scoprirle insieme. In un percorso alla scoperta di un'economia più sicura. Vi insegneremo a riconoscere le banconote false attraverso tre semplicissimi gesti, quali guardare, toccare e muovere. Avete mai acquistato prodotti contraffatti? Lo sapete che si danneggia l'economia e si commette un reato? Esistono diversi tipi di contraffazione. Una di quelle più dannose è la contraffazione alimentare, che avviene attraverso la falsificazione di prodotti tipici fatti con sostanze diverse per quantità e qualità. Scopriremo insieme quali sono i prodotti più contraffatti e chi sono gli usurai di cui ultimamente si sente molto parlare. Essa viene considerata un reato penalmente perseguibile ed è commesso da chi sfrutta il bisogno di denaro di un'altra persona che quindi non ha la possibilità di chiedere un prestito dalla banca e si affida a coloro che prestano somme di denaro a tassi di interesse elevatissimi. L'unica soluzione in questi casi è quella di denunciare senza aver paura e chiedere aiuto alle autorità. Molto importante per l'economia di un paese è il ruolo dello Stato, che fornisce servizi ai cittadini. Lo Stato può offrirci servizi efficienti solo se noi paghiamo le imposte. Il mancato pagamento dei tributi crea l'evasione fiscale, un reato che provoca gravi danni economici allo Stato e di conseguenza anche a noi, che avremo dei servizi sempre più scadenti. Tu lo chiedi lo scontrino quando vai ad acquistare in un negozio? Se non lo chiedi, contribuisci anche tu all'evasione fiscale. Anche il lavoro sommerso in nero è una forma di evasione fiscale. Vi spiegheremo pertanto chi si occupa dei controlli fiscali. Da ultimo, vi metteremo in guardia sui rischi che si possono incorrere acquistando i prodotti online. Prima di comprare bisogna quindi sapere a chi ci stiamo affidando e soprattutto non molti conoscono come far valere i propri diritti di consumatori. Seguiteci, basta mettere in pratica i nostri consigli per non sbagliare. Attenzione, cautela e buonsenso come in ogni cosa. Consumo e risparmio, è importante comprendere a fondo la loro definizione per avere un'idea chiara di cosa si sta parlando. Il consumo rappresenta quella parte di reddito che viene speso per soddisfare i propri bisogni. Diventa quindi fondamentale conoscere il reddito, le nostre possibilità di spesa e i nostri bisogni. Automaticamente ci chiederemo: i bisogni sono uguali per tutti? La risposta è no. Infatti il consumo, e quindi la domanda di beni e servizi, varia a seconda di molti fattori. Basti pensare alle esigenze di maschi e femmine, che sono molto diverse tra loro. E se volessimo calcolare la nostra disponibilità a spendere? Beh, allora stiamo parlando di propensione media al consumo, che è data dal rapporto tra il consumo totale delle famiglie e il reddito che queste hanno a disposizione. È molto interessante ragionare per capire quanto questi concetti di educazione finanziaria si concretizzino nella nostra vita quotidiana, che è fatta di molte spese, in vista delle quali diventa fondamentale risparmiare. Perché è importante? Innanzitutto, cos'è il risparmio? È quella parte del reddito delle famiglie che non viene consumata per assicurare una base solida di certezza economica su cui investire per soddisfare i propri bisogni futuri. È importante perché ci educa e insegna a salvaguardare e a pianificare il nostro futuro, che certamente sarà caratterizzato da incertezza sul lavoro in primis. Inoltre, ci permette di prendere consapevolezza delle nostre possibilità per non finire in situazioni analoghe ai compratori compulsivi, per la maggior parte donne. Ma il risparmio non riguarda solo noi e il nostro salario. Negli ultimi decenni si è iniziato a parlare di risparmio energetico, risparmio del cibo, risparmio dell'acqua, eccetera. E allora è importante capire come non sprecare. Per esempio, se volessi non sprecare l'acqua, mi basterebbe chiudere il rubinetto mentre mi lavo i denti piuttosto che lasciar scorrere l'acqua, oppure controllare la scadenza degli alimenti che acquisto.
Voi avete la paghetta? Se sì, per cosa la usate? Se no, perché la desiderereste? La paghetta, secondo noi, è uno strumento educativo molto efficiente per far abituare noi giovani a gestire anche solo piccole quantità di denaro e capire per cosa vale la pena spendere e per cosa no. Ricordate quindi che per realizzare i vostri sogni serve denaro, a volte più, altre meno. Per non sperperarlo basterà focalizzare i vostri obiettivi e programmare le vostre spese, che possono essere a breve, a medio e a lungo termine. Pianificare quindi i vostri risparmi, ora tocca a voi e gestire responsabilmente il vostro denaro.